nostra è un'attività storica. Già mio nonno aveva la bottega al centro del paese, al centro di Cislago. È mio fratello Angelo del 41. I primi anni dopo la guerra molta gente portavano lì le galline a mio papà per ritirare un pezzo di lardo per fare la sugna, per fare il condimento alla carne. Mio papà e mio zio hanno continuato l'attività ampliandola, diventando proprio un vero e proprio salumificio. Da 16 anni sono entrato anch'io in azienda e ci siamo spostati in questa nuova realtà produttiva, sempre in Cislago, nella zona appunto industriale. Il salumificio alla fine prende... devi fare un ciclo continuo, dall'ingresso della carne fino all'elaborazione, lo stoccaggio, il confezionamento e l'uscita. Noi produciamo quasi la completa gamma di salumi, dai prodotti stagionati come le coppe, le pancette, i salami e i prodotti quelli cotti come le porchette, i wurstel, i salami cotti, le mortadelle. Il prodotto che seguiamo e vendiamo maggiormente sono i freschi, cioè le salsicce per la griglia, le salamelle, i cotechini nel periodo invernale, che ricopre quasi il 70% del lavoro che facciamo. Siamo in 12. Riusciamo comunque a servire tutta la zona del Varesotto, il Basso Milanese, Comasco, ci spostiamo fino un po' alla zona del Piemonte con tre camion che escono giornalmente, quindi un po' alla volta siamo riusciti a ampliare il nostro raggio d'azione. Noi la prendiamo tutta dalla Bassa Padana, no, e ci assicuriamo che il suino sia di origine Italia. Fortunatamente adesso c'è la certificazione, quindi si può garantire che il suino sia nato, allevato, macellato comunque in Italia, quindi dando un prodotto di filiera. Il nostro obiettivo è quello comunque di curare il prodotto, dalla materia prima fino al servizio, alla consegna direttamente nel negozio, al privato, al ristorante. I due anni del Covid ci hanno penalizzato notevolmente, ma abbiamo tenuto duro. C'è proprio voglia di rinascita, l'abbiamo visto subito prima di Pasqua con i tornei, quelli dei ragazzi di calcio, di pallavolo, che hanno, oltre a fare sport, hanno voglia anche di fermarsi, stare assieme tra genitori e mangiare due salamelle. Si è visto in Pasqua con le grigliate, in questi anni di lockdown erano delle grigliate familiari, adesso sono tornate le grosse compagnie allo spaccio, quindi compagnie di ragazzi di 20-30 persone che si trovano assieme, e in effetti ci voleva. Questo giusto per la messa giusta, capisci? Questo è il miglior segreto che serve. E quando si lavora bene la gente è contenta e soddisfatta.